Esterni e Salinis sono oggi ad un bivio: vincere per agguantare il quinto posto valido per i playoff o perdere e ritrovarsi quart'ultime a meno 5 dalla zona retrocessione. E la sorte vuole che entrambe si presentino quest'oggi con gli stessi punti in classifica e la stessa ansia, la stessa attesa per una sfida da vivere con il fiato in gola. Dal pala di sfida di Barletta un saluto a tutti da Barnaba Iannelli e benvenuti cari amici del Futsal Nazionale alla 20ª giornata. Questa è la Serie A2, questa è Salinis a Esernia. Nostro mago da Lauro compie lo stesso miracolo, mentre adesso Darius Lopez allo spazio, Lopez! Mio, occhio qui perché Masigno non deve perdere il pallone, lo riconquista la Salinis per un attimo, ancora ovviamente rimpallino da parte dell'altro, ci prova subito Colangelo e ottenere il massimo quest'oggi anche per riscattarsi della gara di andata. Adesso Colangelo dentro per Nardacchione da Lauro, un uomo solo in barriera, va Melise, traversa di Melise, un gran numero a Barletta. Occhio, più c'è una deviazione con l'autogol, se non andiamo di Melise. Centrato con Nardacchione che punta all'uomo, ancora Nardacchione. Allo spazio in questa circostanza, pizzo da Lauro. Colangelo, l'uomo dei corner, palla dentro. C'è il raddoppio, se non andiamo errati, proprio di Nardacchione, vediamo di chi è. Potrebbe riaprire il match, va Masigno, Masigno invece l'appoggia, Sartori! Valletta non deve perdere la sfera, grande giocata questa, dentro il pallone per Valletta, tutto solo Valletta, l'uscita di Giannino fuori dall'area di rigore, vediamo quale sarà il provvedimento, occhio qui, rosso, Melise sul punto di battuta, va Melise, l'appoggia, dentro Cuculicchio, e il tigre, Gustavo Cuculicchio, gran carriera Lopez, ma Melise, ancora Melise si accentra, non deve perdere il pallone, Melise, vediamo se lo recupera, occhio qui dietro il pallone, Colangelo! Grande gol di Colangelo che batte da Lauro con un pallonetto, con un no. Scettro di miglior giocatore quest'oggi, pizza ancora una volta. Palla proprio per Colangelo, ancora Colangelo, prova la conclusione. Dentro il pallone di Staso, 4-2. Di Staso per la quarta rete del Salinis. Ancora Melise però, non deve regalare questi palloni Melise, che la regala ancora una volta a Pineiro. Grande numeri di Pineiro. Pineiro! Pineiro fa 5-2, chiude il primo tempo Pineiro alla sua maniera. La Salinis molto probabilmente andrà negli spogliatoi, molto probabilmente in vantaggio. E poi il Salinis con tre realizzazioni, complice un grande Colangelo, è riuscito a rimediare, mentre adesso ci prova Melise. Nardacchione, ancora Pizzo, uno contro uno di Pizzo, punta l'uomo, ancora Nardacchione, Pizzo! Larius Lopez riprende ancora il possesso, ancora il Salinis che prova la conclusione in questa circostanza. Masigno gli si oppone, Pizzo ancora una volta. Al procuratore, chiedo scusa, ai giocatori Gaetano Pagano, mentre adesso il va forte, sguarnita Nardacchione, fa 6-2. Contro uno di Pizzo, contro Darius Lopez, Pizzo serve, Nardacchione allo spazio, Nardacchione può provare, Nardacchione sul fondo, Cuculicchio, Sartori, Masigno, Lopez dentro l'area, Lopez, Cuculicchio! Trova la rete del 6-3, riapre i giochi, 11:57 sul cronometro, 6-3. Pallone Pedone ancora una volta, Pedone palla sul destro, Pedone si accentra, Pedone, da Lauro, il mago da Lauro. Così, Melise, Cuculicchio, Melise e Masigno in questa circostanza, dentro il pallone, la rete del 6-4, la riapre, Principe, Tadeu Sartori ancora riapre i giochi 6-4 per il Salinis, ma l'Esernia trova la rete che riapre il match. Diana mette adesso Melise, mette lo sprint ancora Melise, però regala l'ennesimo pallone al Salinis che prova la conclusione. Una volta Colangelo, palla sul sinistro, sempre Colangelo, ci prova il mago. Vediamo qual è il provvedimento, anzi no, Pizzo ancora una volta, il destro facile, ancora una conclusione. Tadori, Cuculicchio, Sartori, Cuculicchio allo spazio, può provare, attenzione alla conclusione, Darius e il cachè con Lopez, trova la rete del 6-5, adesso si difende, Sartori, Cuculicchio allo spazio, sembra un'altra partita, adesso Masigno la gioca, Melise la porta sguarnita, Melise, Sartori, il principe, Tadeu, 6-6, sembrava isperato da 6-2 a 6-6, cari amici telespettatori, Minchino al principe, al pivot Tadeu Sartori. Mai come in questa circostanza ho sia criticato che elogiato il nostro quintetto, palla dentro per Sartori, allo spazio Sartori. Adesso c'è Dinuzzi sul pallone, va Dinuzzi con il suo sinistro, da là!
Mauro! Tira occhio qui, seguiamola. Pinero invece la appoggia, la porta è vuota! Distaso! Lascia via le speranze! Un secondo, credo sia finita in questo istante. Finisce così, 6-6. Le squadre si dividono la posta in palio. Esernia e Salinis prendono un punto a testa, salgono a 22 punti in classifica in campionato. Tra le tante polemiche, in una gara dove forse deve recriminare più il Salinis, ma tant'è che comunque entrambe le squadre si dividono la posta in palio e l'Esernia esce qui da Barletta soffrendo, ma alla fine meritando il 6-6, rimontando innanzitutto da 6-2. Al pala di sfida di Barletta nel post partita di Salinis e Esernia. Pazza a Esernia, dobbiamo dare solamente questo aggettivo, rimontare da 6-2 a 6-6, quante emozioni, tanta sofferenza, un po' anche un po' di distrazione in campo, però alla fine tutto sommato il pareggio sembra essere il risultato più giusto, che forse fa recriminare più la vostra squadra, cioè la squadra avversaria, che la vostra. Io penso che il pareggio sia un risultato giusto perché viene fuori da un primo tempo giocato meglio da loro, è una ripresa nella quale col portiere in movimento siamo riusciti a giocare bene. Abbiamo gestito bene questa fase e ci ha permesso di recuperare. Sicuramente il primo tempo la partita l'avevamo impostata in una certa maniera e se vai a vedere alla fine 5 gol, 5 errori individuali, altrimenti loro non sono, nonostante abbiano giocato una buona gara, non sono stati particolarmente pericolosi da parte da Lauro. Poi con errori individuali li abbiamo lasciato parecchie volte palla davanti al portiere, per Francesco era impossibile darci la mano. Nella seconda parte della partita sicuramente abbiamo sfruttato bene il portiere in movimento, c'è stata un'espulsione, anzi due espulsioni ci hanno agevolato per segnare più che nella condotta di gara, quindi sicuramente penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Parliamo degli errori individuali, uno su tutti, Daniele Melise, numero 10, che gli succede? Purtroppo sembra proprio un giocatore anche un po' diverso rispetto alla prima parte di stagione. Probabilmente sì, Daniele in questa partita ci ha messo tanto impegno, questo è un dato molto positivo perché ha mostrato di essere in crescita rispetto alle ultime apparizioni. Purtroppo è un giocatore che rischia molto e rischiare ogni tanto concede qualcosa di troppo agli avversari, ma non solo lui, sono stati almeno, ripeto, su 5 gol 4 errori individuali ben distinti tra tutta la squadra, quindi non posso mettere la croce addosso al solo Daniele. Diciamo che c'è stata una prima Esernia nel primo tempo che ha demeritato tutta e un'ottima Esernia nella seconda parte di gara che invece ha meritato ampiamente il pareggio. Oggi giocavate di domenica, avete fatto praticamente questo posticipo per le condizioni che sappiamo molto bene del campo di Margherita di Savoia, abbiamo giocato qui a Barletta, ovviamente il pareggio vi porta un gradino più su per quanto riguarda la salvezza, con questo pareggio allungato di un punto in più anche sulle dirette concorrenti per la salvezza, a che punto siamo appunto per la salvezza? Innanzitutto un ringraziamento alla Salinis, in particolare all'Odi Spoto, il mio collega, per l'ottima accoglienza che abbiamo avuto qui prima a Margherita, siamo stati prima a Margherita a pranzo e poi qui, quindi ringraziamento innanzitutto a loro per la correttezza e tutta la disponibilità. Poi sicuramente questo punto è fondamentale, questo punto è davvero fondamentale, lo avevamo detto anche con la squadra in settimana. Poi per come è arrivato è sicuramente un pareggio che oltre a far smuovere la classifica ci porta un punticino più su sulle dirette antagoniste, sicuramente fa molto morale perché la squadra aveva bisogno assolutamente di una prestazione del genere per ritrovare un po' di tranquillità e un po' di coraggio. Tranquillità e coraggio che magari vedremo nella prossima gara contro il Potenza? Sicuramente quella è la partita della vita, noi col Potenza dobbiamo conoscere un solo risultato, la vittoria, è la partita che ci può dare davvero una tranquillità enorme in vista del finale di gara e non possiamo assolutamente fallirla. Potenza, nonostante l'ultima posizione in classifica, è una squadra tutt'altro che morta e quindi dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Permettimi in chiusura una dedica per il nostro dirigente Stefano Micone che ha avuto un lutto proprio oggi, quindi gli dedichiamo questo pareggio. Tranquillo. Vado. Nel post partita di Salinis e Esernia dobbiamo parlare con il presidente Antonio Di Franco, perché io credo che le emozioni non si siano sprecate in questa partita, perché davvero incredibili, errori da una parte e dall'altra, ovviamente un punteggio alla fine il 6-6 che lascia perplessi un po' tutti sia da una parte che dall'altra, perché poi alla fine sul 6-2 magari si può dire magari grande Esernia perché è riuscita a recuperare da 6-2 a 6-6, però quei 6 gol subiti frutto di tanti errori individuali, è d'accordo?
Sì, ci prendiamo di buono il punto perché questo è un punto pesantissimo ai fini della salvezza, forse era quello che volevamo anche se speravamo in una vittoria, poi la prestazione è stata una prestazione insomma abbastanza evidente, non ci siamo stati per tre quarti di gara come ci è successo un po' da un po' di tempo a questa parte, poi fortunatamente col portiere di movimento e ringraziando anche la squadra avversaria che ha commesso davvero tantissimi errori sul nostro portiere di movimento siamo riusciti a riequilibrare la partita. Diciamo c'è soddisfazione per un punto che smuove la classifica e che è importante per la nostra classifica, ma a livello di prestazione non basta perché insomma può capitare una volta di riprendere una partita da 6-2 senza poi subire tiri sul portiere di movimento, ma altre volte non ricapiterà. Il giudizio del presidente Di Franco, il presidente dell'Isernia, ovviamente dobbiamo dire della Isernia un migliore e un peggiore in campo. No, io voglio ringraziare chi si è sacrificato oggi giocando in condizioni veramente disastrate a livello fisico come Francesco Da Lauro che ha giocato con un problema alla schiena insomma, che gli ha impedito quasi di fare una partita insomma, del suo livello, Valletta, insomma è difficile anche dire peggiori e migliori perché è stata anche una partita dai due volti. Ripeto, giudicare questo tipo di prestazione così altalenante è anche difficile. Prendiamoci il punto perché è un ottimo punto e pensiamo adesso a sabato prossimo la partita col Potenza che sarà quella che probabilmente deciderà la nostra salvezza. Prendiamoci il punto ma contro il Potenza in casa sabato prossimo che gara si aspetta? Si aspetta una gara, un'Isernia forse diversa? Ma è un'Isernia che mi aspetto da tanto tempo di vederla in campo, purtroppo per tanti motivi che stiamo cercando ancora di capire non l'abbiamo più vista, fortunatamente abbiamo fatto un grande girone di andata che ci ha consentito di stare relativamente tranquilli dal punto di vista della classifica, adesso non possiamo sbagliare perché quello col Potenza è un vero e proprio match point, adesso la squadra dovrà dimostrare di valere quello che ha dimostrato nella prima fase del campionato, altrimenti rimetteremo tutto in discussione e rischieremo di gettare alle ortiche il lavoro che la nostra società sta facendo da oltre un anno. Capitolo salvezza, questo può essere magari il punto decisivo che magari vi proietta, forse manca proprio la vittoria come abbiamo anche detto in precedenza, è oltre un mese che comunque l'Isernia non vince. Penso che questo sia un punto pesantissimo perché comunque una sconfitta avrebbe abbassato ulteriormente il morale della squadra in vista di una partita così delicata come quella di con il Potenza sarebbe stata insomma una prospettiva inquietante. Adesso però più che la vittoria ci aspettiamo la prestazione perché le vittorie sono conseguenti alle prestazioni, noi negli ultimi due mesi abbiamo fatto una buona partita contro il Foggia e basta, poi abbiamo vinto due partite con Augusta e Roma Torino dove il nostro portiere è stato il migliore in campo, quindi adesso mi aspetto questo come società con tanti sacrifici che abbiamo fatto, ci aspettiamo una risposta dalla squadra sotto questo punto di vista che oggi abbiamo avuto solo in parte, solo quando ormai la frittata sembrava fatta, quindi ripeto, bene così il punto, bene così per il morale, però sabato non si potrà sbagliare e la Isernia non deve sbagliare. More time.